Dio è sempre fedele, come sappiamo, non tradisce mai. È sempre premuroso, è come un padre, sempre un padre che va incontro al suo popolo. Ti chiamerò mia sposa per sempre, così Matteo oggi chiamerà Maria Chiara, da questo momento in poi mia sposa per sempre, e Maria Chiara chiamerà Matteo marito mio. E oggi voi siete stati chiamati ad unirvi in matrimonio, anche questa è una vocazione importante, quella degli sposi. È una chiamata impegnativa, una chiamata seria. Dio pone il suo sigillo, come ha posto il suo sigillo sul suo popolo, ecco, Dio pone il suo sigillo e questa alleanza che si crea tra Dio e voi sposi. E tu, Matteo, insieme a Maria Chiara, da oggi seguirete il Signore nel sacramento del matrimonio. Da oggi in poi, come dice il libro della Genesi, non siete più due ma una sola carne, quindi una sola persona. L'importante è che ci sia nel vostro cuore sempre quella gioia, quell'amore e quella comprensione che dovete sempre avere presente nella vostra vita. Che possiate vivere giorni felici, giorni belli, e per tutta la vita e per tutta la lunghezza dei vostri giorni che il Signore vorrà donarvi.